Sul caso Fontana, sospetti sull'eredità. Messaggero, Corriere e Fatto Quotidiano e La Stampa martellano Fontana, ognuno per un motivo suo: il giustizialismo del Corriere, l'attacco all'unica regione di centrodestra fatta dal Fatto perché non la governano quei cazzoni dei grillini a cui loro sono molto... bravo, vadano su Google a studiarsi Trust. Il Messaggero perché gli rode che la Lombardia funziona bene. Zingaretti in realtà ne ha combinate una più di Bertoldo nella gestione dell'emergenza, che non c'era nel Lazio ma che c'era in Lombardia. Ma comunque, aspetta, cos'è che dice questo qua? Avevo scritto un'altra mancata, accettare donazione. Che cacchio ho scritto? Vabbè, e qui ho scritto qualche cosa di Ferrarelle sul fatto di quella strana donazione, cioè sul fatto del... poi ve lo dico meglio. Beh, insomma, oggi tutti questi giornali parlano su questo. Il Fatto Quotidiano, cari amici, riesce a mettere una foto di Gallera che non sta a Porto Rotondo, non sta alle Maldive, non sta in un posto pazzesco, sta in una specie di porticciolo con la sua barchetta e si fa una foto al porticciolo, e il Fatto Quotidiano, con tutto quello che ha combinato, posa una foto in barca. Toc toc! Non può andare in barca. Gallera, che cosa cazzo ha combinato? Io dico, che cosa ha combinato per non poter fare... Arrestiamolo! Quelli del Fatto Quotidiano vogliono che Gallera vada in galera senza neanche un processo, perché non può stare in una barca, non in uno yacht di migliaia di metri, non può stare in una foto in barca! Questo è il concetto di questi pazzi scriteriati. Ma comunque, Stefano Zurlo oggi sul giornale dice... E ci ricorda un'altra cosa straordinaria, ma voi ve lo ricordate, perché ripercorre un po' tutta la polemica nei confronti di Gallera, ma voi ve lo ricordate quando il 27 febbraio il 26 febbraio Fontana la mascherina, e un po' anch'io lo ridicolizzai, in realtà tutti lo ridicolizzarono, i politici, Conte, chi è che lo dice, lo insultarono dicendo, alla Castelli disse, poi vi lamentate se non viene gente in Italia, se abbiamo il presidente della regione con la mascherina. Poi è diventata obbligatoria, poi si è capito quello che stava succedendo da quelle parti, però tutti che lo prendevano per il culo per la mascherina, e poi tutti che l'hanno preso per il culo per le zone rosse, poi gli hanno obbligato, lo ricorda in un pezzo fantastico oggi Capezzone sulla Verità, gli hanno detto, dovevi fare tu la zona rossa, e in realtà poi lui dice una cosa di buon senso, guardate che i carabinieri fino a prova contraria non li comanda il presidente della regione. Con Fontana ogni cosa che faceva Fontana non andava bene, la mascherina non andava bene, le chiusure non andavano bene perché non incentivava il turismo, e ha litigato con tutti i suoi sindaci da Gori e Sala che invece volevano fare gli aperitivi. Figuratevi, ve lo dice un aperturista come il sottoscritto, ma certo non si può dire che a Fontana gli hanno passato una cosa. Su questa roba della donazione, ragazzi, leggetevi l'avvocato oggi di Fontana, che fa il suo mestiere, ma da una parte c'hai tutti i PM, e tu ascolti i PM, e ascolti Ferrarella, ascolti il Fatto Quotidiano, il Messaggero, oggi ascolti Flavia Perina. Ma ve la ricordate Flavia Perina? Senza particolari doti diventò, se non la sua amicizia, diciamo, come possiamo dire, fantastica e favolosa, diciamo, servile nei confronti di Fine, se non per la sua amicizia non sarebbe neanche diventata una redattrice di un giornale normale. Ma questa Perina riesce oggi, quando toccò il giornale dicendo che faceva schifo per la casa di Monte Carlo, dove ci sono stati ovviamente tutte le cose che voi ben sapete, la moglie, la fidanzata di Fini, il cognato di Fini che è a Dubai, ancora non si fa, cognato, il fratello della fidanzata che non si fa neanche prendere perché c'è un ordine di cattura internazionale, mi sembra che sia ancora a Dubai. Insomma, questa Flavia Perina, la donna di Fini, quello che l'ha difeso, e della Tugliani, che l'ha difeso fino alla morte, che smentiva il giornale, che diceva che noi eravamo quattro poveracci, oggi su Fontana, sulla Stampa, io vi giuro, la Perina riesce a scrivere la seguente cosa: sospetti sul trust alle Bahamas. Ma quale cazzo di sospetto c'è? Non c'è nessun sospetto. Ci sono 180.000 italiani che hanno fatto lo scudo nel 2009. Toc toc! Perina, in quel governo ci stava anche il Tomato Fini, penso, più o meno. E ci sono 100 miliardi con lo scudo fiscale, ce ne sono 60 su quello di Renzi, gli scudi fiscali, le voluntary disclosure, forse Perina non te l'hanno ancora spiegato a scuola, servivano proprio per portare i soldi dall'estero all'Italia e regolarizzare quei milioni che erano stati portati all'estero perché la gente si cagava sotto dei comunisti negli anni 70. Poi puoi anche credere che sono tutti malfattori, qualcuno lo era, ma molti portarono via i soldi all'estero, e oggi avere
avere un conto in Svizzera è ancora legale, Perina. Allora, sospetti sul trust alle Bahamas, ma vai a vedere i sospetti di Fini, altro che il trust alle Bahamas, fatto che è tutto regolare, tutto raccontato e tutto in una volontà di disclosure, che non fece Fini. Ma il punto vero non è tanto questo, sospetti sui trust alle Bahamas, dice la Perina, perché improvvisamente quando non si parla del suo amato Fini, e come si chiamava, la Tugliani, va tutto bene, ma sapete qual è la cosa? L'incrocio tra ruolo politico e relazioni familiari. La Perina ha il coraggio sulla prima pagina della stampa e il mio amico Massimo Giannini non si mette a ridere a dire che c'è un incrocio tra ruolo politico e relazioni familiari. Quella che teneva la coda a Fini e alla sua fidanzata che ne combinava uno più di Bertoldo. Vale tutto. Allora a questo punto vale tutto. È inutile che reggete, perché il punto fondamentale è che adesso, per esempio, come scrive bene Capezzone, non si è ancora trovato il reato. Cioè, qual è il reato di questo Fontana? Ve la faccio semplice perché vi cito l'avvocato. Che cosa succede? L'avvocato oggi, intervistato dal giornale, dice, beh, questo che cosa è successo? Il cognato fa il fratello della moglie di Fontana. Ha un'azienda che si può riconvertire come tante altre aziende lombarde, partecipa a un bando, quando lo viene a sapere Fontana in ritardo dice ma tu sei scemo perché siamo conflicted, gli dice smetti di fare questa roba qua, e questo difatti da vendere regala i camici alla regione. E quello che prova a fare Fontana, dice l'avvocato, poi insomma tutti quanti voi potete vederle, è dire io ho fatto perdere un business al fratello di mia moglie, che peraltro mia moglie ha solo il 10% in quella società, io lo risarcisco del danno perduto, perché lui non vedo per quale motivo io, solo perché sono presidente della regione, non possa fare questo business. Ci potete credere o ci potete non credere, ma questa versione non la trovate da nessuna parte, trovate soltanto questa roba così vaga di sensazioni, di odori, Bahamas, trust, soldi svizzeri, bonifici, segnalazioni, tutte minchiate, perché la volontà di disclosure fa minchiate. E devo dirvi la verità, che io penso che siano anche, diciamo, basate su poco, se non sulla goffaggine di Casalino, la questione che riguarda il suo insider trading, su cui oggi torna straordinariamente Amadori e Belpietro. La notizia di un bonifico di Fontana c'è? Sì! Hanno fatto bene a tirarla fuori? Sì! Ma sono un mese che gli rompono le balle. La notizia su Casalino, che il fidanzato faceva trading online, c'è? Sì! Perché come per Fontana, come mai noi sappiamo di questa roba? Toc toc! Caro amico Iene! Quel mantoleone gli risponde bene, giustamente, oggi Amadori. Guarda che Amadori non è che c'ha notizie segrete. Quella è una segnalazione che ottiene la Banca d'Italia, perché Casalino, come Fontana, sono persone esposte politicamente, che non possono utilizzare la propria libertà di movimento del denaro come vogliono. E quindi la Banca d'Italia gli hanno segnalato: oh Casalino, ma che cacchio sta succedendo su questo conto dove ci sono anche i soldi tuoi? Stessa cosa stava avvenendo e su Fontana, che aveva provato a fare un bonifico senza una casuale causale che era giustificata per il suo ruolo politico. Vi è chiaro? Se non vi è chiaro, leggete i giornali, perché io questo oggi faccio. Beh, la cosa della Perina di oggi mi ha fatto impazzire, così come la cosa ovviamente della foto di Gallera in barca, come se fosse un delinquente perché va in barca. Il Corriere della Sera cambia, nonostante Ferrarella, poi i toni, perché dice Conte subito i progetti, sai che titolo, c'è la fila alla coda. Fabio Panetta, il titolo invece di Repubblica, che è il membro del Banca Centrale Europea, che dice riforme e ora anche il Sud, c'è anche su questo la coda alle edicole. E nel frattempo i veri problemi sono quelli che ci racconta, come si chiama, due pezzi secondo me molto interessanti, quelli della Stampa dal punto di vista economico e quello del Sole 24 Ore. La proroga della legge per i contratti a termine è una follia, cioè i contratti a termine col decreto dignità di merda fatto da Lega e Movimento 5 Stelle nel 2018, mi sembra due anni fa, ha fatto sì che i contratti a termine in Italia fossero considerati il male assoluto, e adesso per legge le aziende che sono state chiuse 3 mesi, che hanno messo i loro contratti a termine per 3 mesi in cassa integrazione, sono obbligati per legge a prorogare di 3 mesi i contratti a termine. Cioè, da una parte ti dicono è sfruttamento, dall'altra ti prorogano per legge quando probabilmente non c'è più quei lavori a termine per i quali quelle persone erano state prese. Così le aziende le ammazzi e le cuoci, ma queste robe qui non le vogliono sentire. E l'altra cosa fantastica
fantastica dello smart working che ha calcolato oggi la stampa, molto interessante, che sapete quanto costa lo smart working? 250 milioni al mese per ristoranti e pubblici esercizi che, siccome la gente non va più in ufficio, non riescono a fare più un euro di guadagno. Andategliela a spiegare questa roba qui all'altra mitica Castelli, la stessa che attaccò Fontana perché mise la mascherina, la stessa che attaccò Padoan sulla questione dei mutui che sarebbero diventati più cari, la stessa che ora attacca i pubblici esercizi, tra cui i ristoranti, cambiate lavoro. Ecco, questa qua, che è quella che si dovrebbe occupare di economia, ancora parla e noi ce la teniamo. È come Flavia Perina. Mettiamo nella stessa stanza la Castelli, la Perina, questi fenomeni, e si facessero il loro, diciamo, governo del monopoli. Purtroppo governano in Italia e scrivono sulla stampa. Legittimo, ognuno scrive dove cazzo gli pare, e anche le cose più inutili del mondo, come il sottoscritto spesso fa. Poi, fantastico, oggi Remuzzi, che è un altro di quelli che intervista la Quarta Repubblica, uno dei pochi medici di cui mi fido, che dice: ragazzi, smettetela di pensare che questi ragazzi non devono andare a scuola. Il danno di non mandare i bambini a scuola è incredibile. Ci sono due pagine, finalmente, sul Corriere della Sera, di un medico, non i Galli, non i Borioni, questi cagacazzi qui, finalmente uno che vi spiega che in realtà le disuguaglianze, se i bambini non vanno a scuola, aumentano, e i rischi comunque connessi a far mandare i bambini a scuola sono ridottissimi. Va bene? Leggetelo, Remuzzi, Corriere della Sera. Nel frattempo è favoloso come sui grandi giornali nazionali, che ci hanno rotto le scatole su quelli che portavano il cane, sui runner, sui morti, sui contagi, sulla movida, che hanno titolato ieri su 1000 euro per uno che non si mette la mascherina. Oggi c'è un pezzo di Lenzi di un ragazzo che ha 400 euro di multa perché non ha messo la mascherina nella regione toscana. Questi criminali che tolgono i soldi a noi cittadini perché non mettiamo la mascherina, beh, e i giornali che gli fanno delle specie di monumenti equestri nelle prime pagine dei giornali, oggi nessuno di questi giornali dice che ieri sono scappati 180 migranti dai cosiddetti hotspot, quello di Pozzallo e quello di un altro paese in Sicilia. Cioè, rompete le palle su tutto, in realtà scappano potenziali infetti, secondo me chi se ne frega, non è questo il problema, ma scappano potenziali infetti, gli stessi giornali che sono allarmisti su quelli che fanno la movida, su questo, siccome sono immigrati, non se ne accorgono, non c'è un pezzo neanche in prima pagina, solo il Quotidiano Nazionale si ricorda di scriverlo, e il Giornale, di queste fughe di centinaia di persone. Poi, boom, degli sbarchi, qua non lo dice nessuno, 12.000 da inizio anno, 4 volte che nello stesso periodo del 2019, straordinaria. Beh, poi l'ultimo pezzo che vi segnalo è quello di Storace, non solo perché fa toc toc, grandissimo Storace, vice direttore del Tempo, perché Storace fa un pezzo politico fondamentale oggi, e lo dico un sacco di volte anche su questa zuppa che ormai conoscete, cioè il centrodestra, Salvini, Berlusconi e Meloni, è fatto, non ha una guida, e se continuano così a dare anche l'impressione di essere disuniti, nonostante tutte le cose che stiamo dicendo, le minchiate che fanno i Casalino, i Castelli, le Flavia Perina, cioè nonostante tutto questo mondo qui che a noi fa capire, diciamo, la pochezza politica di questo governo, beh, nonostante tutti questi errori che commettono, ce li terremo a vita, dice Storace, ce li terremo a vita, perché non è possibile pensare a un centrodestra che dia l'impressione di essere così diviso e disunito come questo. Storace oggi sulla testa, citando forse anche un po' il nostro mitico Sergio Leone. Direi che per il momento è tutto, vi do appuntamento domani con la zuppa di Forro, ma soprattutto questa sera per Quarta Repubblica. Mi raccomando, ci sarà Salvini, Bernard Henri Lévy, il filosofo europeista che qualcuno di voi conosce, e poi ovviamente parleremo del caso Fontana e del caso Casalino, due casi collegati, perché in entrambi, se si vuole essere giustizialisti, si sbaglia, secondo me. Ciao.